Cari amiche e cari amici, voce stentorea perché ci sono novità ancora, soprattutto per quello che riguarda le cessioni. Ma se ci sono le cessioni, poi ci sono anche gli acquisti. Un altro bel pomeriggio vivo, tutto da raccontarvi. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Nella sera in cui c'è anche il Q&A, quindi parleremo a lungo anche delle tante domande che vi fate e mi fate, sperando di poter rispondere a tutte in maniera esaustiva, in maniera esauriente. Allora, acquisti. Acquisti, partiamo da lontano. Secondo me, gli ultimi giorni saranno decisivi per il centravanti, perché in questo momento il Milan tre centravanti li ha: Okafor, Colombo e Giroud. Partiamo da fine agosto, scendiamo e c'è l'altro punto: capire di Krunic se uscirà o no, ne parleremo, e poi capire per la fascia sinistra se uscirà Ballo-Touré, e ne stiamo parlando. Quindi questo per quello che riguarda gli acquisti. Nomi è inutile farne perché non è facile in questo momento, soprattutto parlando del vice dell'alternativa futura a Krunic, al sostituto futuro di Krunic e anche al centravanti dovesse andare via Colombo. Ma andiamo con ordine. E ordine vuol dire domani si gioca. E vi dico quale sarà la formazione contro il Monza e insieme la costruiamo quella contro il Trento, perché poi sabato ci sarà l'amichevole e quella contro, vedo anche notizie, quella contro il Monza, canale 5 domani 20:45 con inizio alle 21. Quella contro il Trento sarà a porte chiuse, giornalisti e telecamera. Andiamo nel weekend. Sarà a porte chiuse quella contro la squadra del Nord Africa, mi sembra tunisina o marocchina, mi sembra tunisina. Mentre alle 11 contro il Novara sarà ripresa dagli amici di Sky. Quindi questo è il programma della settimana. Quindi alle 11 della domenica non si va in spiaggia, non si fa la passeggiata sul lago, non si va verso i prati per poi andare a mangiare un bel piatto di polenta concia o uncia, o almeno al nord, poi chi va a Rocca Raso o sull'Appennino, non so quale sia, gli arrosticini, mettiamo così, perché c'è da vedere almeno fino alla una la partita contro il Novara. Ma veniamo all'incontro, al match contro il Monza. Il Milan schiererà la stessa formazione americana con un'eccezione, Kalulu a destra. Quindi Maignan, Kalulu, Ciao, Tomori, Theo Hernandez, partendo da destra Loftus-Cheek con Reinders a sinistra e in mezzo ancora Krunic. Che cosa significa? Poi per Krunic ne parleremo. Pulisic a destra, a sinistra giocherà Leao ovviamente e davanti Giroud. Ma contro il Trento chi vedremo dei nuovi? Io posso ipotizzare questa formazione. Poi la studiamo insieme. Sportiello, a destra Florenzi, a sinistra Bartesaghi. Attenzione perché il giocatore, io facevo un po', arricciamo un po' il naso, ma sta crescendo in maniera interessante Bartesaghi. Centrali potrebbero essere Kjær e Simic, perché se Kalulu gioca già a destra, domani non giocherà ancora subito contro il Trento. A centrocampo vedo un possibile Adli con Pobega e magari Musa. Là davanti, magari Chukwueze con Colombo e più che Okafor che si sta ancora allenando a parte, potrebbe giocare il buon uomo per tutte le stagioni, quello che io ho chiamato Garrizzo Romero. Quindi vi ho dato addirittura le due formazioni ipotetiche, quella di domani è sicura, ipotetica quella contro il Trento.
Ma veniamo alle cose concrete. Krunic fanno sul serio. Sembra che entro la fine della settimana, ecco perché la trattativa non è ancora caldissima, il Fenerbahce voglia tentare. Chiaro che non si deve neanche presentare come la prima volta con 3 o 4 milioni. Il Milan, in maniera educata, grazie, non è il caso. Devono partire da 10 per capire. Quindi attenzione, Krunic fanno sul serio, fanno sul serio. E dunque in settimana qualcosa in più bisogna sapere, perché poi il giocatore che tenderebbe con uno stipendio triplicato ad accettare, poi va a giocare con il suo connazionale Dzeko, una cosa che non abbiamo, che io non ho sottolineato. Mentre, dunque, perché ovviamente mentre potrebbe nascere la trattativa, il Milan deve incominciare a guardarsi intorno, anche perché questo Dominguez sembra che interessi ad altre squadre turche, quindi il Milan deve essere molto concentrato. Un collega di Bergamo ha detto che è impossibile che venga De Roon, ve l'abbiamo ieri un po' raffreddata. Ma il titolo è dedicato a Ballo Touré, perché Ballo Touré è ormai la formazione del Werder Brema si è avvicinata molto alle richieste del Milan. Aveva offerto 3, adesso offre 4, con dei bonus si potrebbe arrivare a quei 5 che vorrebbe il Milan per l'uscita di Ballo Touré. Quindi altra trattativa che sta andando. Origi, secondo me, è la più complicata. Messias, tutta da verificare. Selemaker, tutta da verificare. Ma andiamo al Q&A del lunedì. Allora, eccolo qua. Il primo a chiederci è lui. User ZVZ99, un nome lungo. Carla, non si può fare un adeguamento a 3 milioni per Krunic? Io non sono un grande fan di Krunic, ma Piolissima, diciamo che l'anno scorso ha fatto buone cose. Secondo me merita, meglio andare sull'usato sicuro. Questa è un'opinione. Non credo che il Milan offra 3 a Krunic, a meno che Pioli insista perché non lo voglia assolutamente mandare via. Però bisogna avvicinarsi molto all'offerta del Fenerbahce. Caro amico user ZV9N9GC3M, devi mettere d'accordo anche con tanti amici che mi seguono che non lo vogliono più vedere perché ritengono che non sia un giocatore. Io una via di mezzo. Non è un fenomeno assoluto, ma è un giocatore prezioso. Titolare che magari no, ma eccellente primo cambio, sempre Krunic. GNN Costa, possibile Vlahovic come Supercoppa sorpresa o ritieni impossibile un investimento da 50 milioni? Ritengo impossibile un investimento da 50 milioni. Graziano Colombo, ma i soldi di Krunic più Ballo Touré per Dominguez? Possibile, 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 certamente possibile. Sempre che Dominguez, come dicevo, non lo catturi qualche altra squadra turca. Max Barlo, ma il Milan potrebbe andare su Cabral della Fiorentina? Mi sembra proprio di aver letto oggi che Cabral. Mi sembra sia stato preso, ma in questo caso, in ogni caso, il Milan, signori, grandi cifre, il mercato delle grandi cifre è finito e Cabral è una grande cifra. Giuseppe Pepalia, ciao Carlo, ti stimo, quante chance per Duat davanti alla difesa? Non lo so, sinceramente mi trovi impreparato. Davis Riso, venderemo ogni anno un big per fare mercato? Vediamo com'è andata quest'anno. Io spero di no, vediamo perché. Se bisogna vendere un big e poi portare a casa 4-5 giocatori che ti fanno vincere il campionato, però che big vendi? Maignan? Per carità. Leao? No, non voglio pensarci. Theo Hernandez? Insomma, è il più forte terzino. Abbiamo dei giocatori unici. Avendo dei giocatori unici è difficile, e sono quelli che ovviamente valgono di più, ma è difficile pensare di perderli. Federico Grasso, potrebbe essere una buona opportunità Maxi Lopez del Sassuolo al posto di Krunic. Potrebbe, ma Sassuolo è un negozio molto caro e il Milan, ripeto, deve cercare di conciliare la bontà di un giocatore con i costi sostenibili. Maxi Lopez, però sono d'accordo, Maxi Lopez è un nome vero. Davide Rossi, perché non prendiamo Timo Werner? Perché il mercato dei grandi investimenti non c'è più. Henry 7437, la definiresti una campagna rafforzamento o campagna cambiamento? Deve essere una campagna
che cambia per rafforzare. Ti è piaciuta? Giovanni Crocifisso, su De Ketelaere non sarebbe stato conveniente inserire un controriscatto alla Colombo? E si vede che il Milan non ci crede, se no avrebbe fatto il controriscatto. Cosa è successo tra Di e Pioli? Ma se non è successo nulla. Pioli ritiene che non abbia le qualità o le capacità sufficienti per dargli le garanzie. È questo. Vincenzo Veneziano, è possibile anche Traoré se vanno via Messias, Kessié e Mekers? No, perché abbiamo Pulisic e Chukwuemeka. No. Marchi 79, che sensazione hai in merito al giusto inserimento dei tanti acquisti? Ci vorrà tempo? Speriamo non troppo, però indubbiamente tempo ci vorrà. Roby D, buongiorno Carlo, Yulman e Deron sono nomi fattibili in caso di partenza di Krunic? No, Deron mi hanno detto che non è cedibile, Yulman è già dello Sporting di Lisbona. Giulio Neboni, offerte per Selemaekers, provarlo come terzino? L'hanno già provato come terzino, vediamo, potrebbe essere un giusto esperimento, perché ha le qualità, la velocità, il brio, la corsa, non so il senso della marcatura, può essere un'idea. Pepe Scura 88, arriverà un altro attaccante, secondo me? Sì. Francesco Amato 48-39, Materemi può essere un'opportunità, 30 milioni il Milan non li tira più fuori. Era un'opportunità, no, era un acquisto, opportunità no. Ciao Carlo, insisto, pur con una buona campagna acquisti senza un centravanti da Milan facciamo una bella stagione, ma titoli non se ne vincono. Per questo penso che alla fine prenderemo un centravanti, per questo. Davide Mucca, perché Origi deve far parte degli esuberi? È un grande giocatore. Non sono molto d'accordo, sarà un grande giocatore, ma il Milan non l'ha mai dimostrato, adesso si allena ancora a parte. È come Rebic, cerchiamo di venderlo. Alessandro Alex, l'Inter prende Balogun? Non credo. E noi ancora con Colombo. Loro hanno 4 punti e noi solo Giroud a 37 anni. Che ne pensi? Balogun costa 50. Non so se l'Inter lo prenderà. Vediamo. Però pensiamo a casa nostra che è meglio. Noi ancora con Colombo. Non so se staremo solo con Colombo. O meglio ancora con Colombo. Lore 950. Un arrivo di Zapata dall'Atalanta come terza punta da considerare. È un giocatore che dal 2021... Dal novembre 2021, sapete quanti gol ha fatti? A causa, grandissimo giocatore, ha fatto il gol più bello della scorsa stagione contro il Torino, 3 gol. Ha sempre problemi di infortuni, è un grandissimo giocatore. Dalila Cap, grande rimpianto Diaz? No. STR 66, che voto daresti al mercato del Milan? Aspetto. STR 66, aspetto la tua domanda fra 15 giorni. Adriano Savino, ciao Carlo, credi sia un fondamentale o un mediano? Su chi andranno? Io penso Dominguez, ma è tutto da vedere. I am Riccardo, Giroud è l'attaccante giusto per il Milan? E certo, l'ha dimostrato. Giuseppe Meloni, sei d'accordo con Vieri che ci mette leggermente più sotto? Va benissimo, che ci mettano sempre più sotto, poi il campionato vediamo. Matem, che attaccante vuole prendere il Milan? Non lo so, vediamo se chi ti che. Ivan Roncolato, Okafor simile a Firmino per caratteristiche, un 9 atipico, che ne pensi? Io direi con più velocità rispetto a Firmino, magari un po' meno classe. Nick Moliterni, davvero con lui ci andrà via, non esistono più le bandiere. E dipende un pochettino se il Milan si adegua come stipendio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.